Presentata oggi in conferenza stampa la nuova edizione del Palio di Taranto, il torneo dei rioni su lance e remi che si svolge sullo splendido mare del capoluogo ionico. Hanno presenziato all'evento Diego Tomat, comandante della Capitaneria di Porto di Taranto, Francesco Simonetti, organizzatore del Palio, e Fabrizio Manzulli, assessore sviluppo economico della Città dei Due Mari. La nostra presenza come Capitaneria di Porto e Guardia Costiera è una presenza istituzionale fortemente voluta anche dalla Direzione Marittima di Bari e dal Comando Generale di Roma. Noi siamo sempre presenti a tutte le attività che si svolgono sul mare, soprattutto per quanto riguarda l'uso civile del mare, perché ci teniamo ad essere presenti anche per verificare che tutto venga svolto comunque in conformità a quelle che sono le norme di sicurezza. Il Palio di Taranto naturalmente rappresenta anche per la Capitaneria di Porto di Taranto un momento di particolare vicinanza, anche perché siamo proprio vicini fisicamente da un punto di vista di location, e quindi per noi è sempre un orgoglio, un piacere partecipare anche con le nostre unità ai dispositivi di sorveglianza e vigilanza durante la manifestazione. Palio di Taranto, edizione 2021, si parte anche se in ritardo perché di solito noi la prima tornata la facciamo l'8 maggio in occasione dei festeggiamenti della città di Taranto San Cataldo. Ci siamo ripromessi di fare l'evento, ci siamo intestarditi, devo dire la verità. L'andamento della pandemia ci sta dando una mano e quindi probabilmente faremo questo evento, speriamo, senza avere nessun tipo di problema e di assembramento, per come lo abbiamo architettato tipo anche l'anno scorso. Facciamo questa gara all'interno del canale navigabile, quindi giù dove ci saranno i concorrenti non ci sarà assolutamente nessuna gente, nessuna persona, ci saranno le persone sopra come normalmente ogni sera si affollano sul Corso Due Mari a vedere la nostra regata che ormai è diventata una regata storica. Quest'anno la Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso ci ha dato l'egida di poter fare questo evento a livello nazionale e fra le altre cose ci siamo agganciati ad una tappa nazionale che il giorno dopo, e quindi domenica 4 luglio, sarà fatta però su imbarcazioni diverse da quelle dei gozzi marinareschi nostri. Viene fatta sulle lance a 10 remi, però una bella competizione dove vedrà la partecipazione di tantissime marinerie del centro-sud. Naturalmente questa competizione del 3 luglio è una competizione che determinerà il vincitore momentaneo, perché come sappiamo il Palio di Taranto ormai da tantissimi anni vede due manche e quindi la seconda manche sarà disputata il 31 luglio in piena estate. Abbiamo pensato a questa data proprio perché si presuppone, anzi la speranza è che comunque ci possano essere tantissimi turisti ad affollare il canale navigabile dove sarà fatta la seconda regata, e con la speranza che, se la pandemia ce lo consente, di fare anche un bello spettacolo di premiazione come di solito il Palio ha fatto da tantissimi anni a questa parte. Bisogna sempre più valorizzare il Palio di Taranto perché è una nostra caratteristica, una peculiarità, penso che sia un palio unico al mondo. Tant'è vero che ne stiamo parlando anche tantissimo con Puglia Promozione. In questi giorni Puglia Promozione farà addirittura uno speciale con un video dedicato al Palio di Taranto che abbiamo registrato durante la 6GP, dove abbiamo fatto degli incontri con gli atleti, perché si tratta di veri e propri atleti quelli che concorrono nel Palio di Taranto. Tra l'altro la bella novità è che ormai il Palio di Taranto funziona e gira anche a livello più ampio. Come sapete, sono stati ospiti a Reggio Calabria anche di altre iniziative inerenti a questo percorso anche sportivo e tradizionale che stiamo portando avanti. Riteniamo che possa diventare una delle eccellenze degli attrattori turistici più importanti della città, proprio per quello che sono le peculiarità. Pertanto, forza Palio di Taranto e forza Taranto.